Ciao a tutti, bentornati sul canale AmoGliItaliani.idaPlatano, per la tronista la batosta è durissima da incassare, credevi davvero di piacergli? Gliel'hanno sbattuto in faccia. Ha causato parecchio scalpore, nelle scorse ore, la vicenda riguardante la segnalazione giunta su Mario Cusitore. Il partenopeo, fino a qualche istante prima, poteva essere definito a buon diritto come il preferito della tronista Ida Platano. Ma a uomini e donne, si sa, gli scenari non impiegano molto a capovolgersi radicalmente. Il pretendente della bresciana, dinanzi alle accuse rivoltegli, non ha esitato ad ammettere le proprie colpe. Al punto tale che Platano, sotto shock per via del comportamento dell'uomo, ha manifestato fin da subito la volontà di interrompere la frequentazione. Solo il puntuale intervento di Maria De Filippi ha scongiurato che ciò avvenisse. La conduttrice, come suo solito, è riuscita a far ragionare la bresciana e ad impedirle di maturare decisioni affrettate. Eppure, come spesso succede quando si tratta di uomini e donne, quello che si verifica all'interno dello studio non sempre viene compreso al di fuori. All'opposto, determinate dinamiche non mancano di far piovere addosso ai partecipanti un vero e proprio fiume di polemiche. Esattamente quanto avvenuto per la discussa tronista tra Ida Platano e Mario Cusitore, tutto sembrava procedere nel migliore dei modi. È bastata la segnalazione arrivata sul pretendente, ciò nonostante, a far crollare nel giro di qualche istante i castelli della tronista. Ed anche quelli che i fan, al solo vederla felice, non avevano mancato di crearsi. A distanza di qualche ora dalla messa in onda della puntata, infatti, sono iniziate ad arrivare spietate critiche all'operato di Ida. La scelta di Platano di continuare la conoscenza col partenopeo e di chiarire con lui, agli occhi di molti, è parsa essere una presa in giro bella e buona. Sotto i post che la pagina Instagram di Uomini e Donne non manca di condividere, gli haters le sono piombati addosso senza alcuna pietà. Quanto è finta, non uscirà mai da lì con un uomo, e ancora ma credevi davvero di poter piacere ad uno così? Il web, che si sta rivelando spietato nei confronti della tronista, non si era mai scatenato in questi termini contro di lei. Ida Platano, il pubblico è tutto contro di lei, come ha reagito la tronista? Che il pubblico si sarebbe ribellato alla decisione della tronista di tenere in studio Mario Cusitore, Ida Platano non poteva non aspettarselo. Ciò nonostante, e forse per la prima volta in assoluto, la bresciana ha comunque stabilito di non prendere decisioni di pancia. Su suggerimento di Maria De Filippi, la tronista ci ha pensato a fondo ed ha scelto di dare una seconda possibilità al corteggiatore che, per sua stessa ammissione, parrebbe averla stregata. Al momento, dunque, Mario può ancora considerarsi un suo pretendente. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.